Ma è veramente un orrore. Abbiamo toccato il fondo, potrà dire qualcuno. Oh, non c'è più religione, dirà qualcun altro. Napoli non ha più niente di sacro, è un fatto gravissimo. Anche la cosa più sacra di tutto il sacro napoletano, cioè il culto dei morti, è stato violato. Vandalismo ci chiediamo? No, assolutamente no. Non si tratta né di vandalismo né di sparuti fenomeni di megalomania. Questo fenomeno è solo una delle sfaccettature di quel degrado diffuso di valori e di costumi, del quale peraltro sono stato più volte sulla vostra TV, che è figlio dello strapotere, del senso di onnipotenza che viviamo nel nostro quotidiano. Ahimè, ormai il sentimento di prevaricazione e onnipotenza, diffusissimo a macchia d'olio, produce effetti psicopatologici non su qualcuno, ma su di una vasta fascia di popolazione, della quale certamente la fetta più gretta contiene personaggi che pur di sentirsi unici, irripetibili, invincibili, profanano addirittura la tomba dei grandi napoletani, per sentire l'adrenalina di un momento in cui essi, poveracci, si sentono patologicamente più grandi di loro, più grandi dei veri grandi.